Questo è un bordo a dente di gatto. Praticamente rimane un po' smerlato e vorrei mostrarvi come lo si lavora. In pratica bisogna fare alcuni giri a maglia rasata, poi un giro lavorando un gettato, due maglie insieme a diritto, un gettato, due maglie insieme a diritto, in modo che abbiamo dei fori. Si continua a lavorare facendo lo stesso numero di ferri che abbiamo lavorato prima della parte traforata. Quando poi abbiamo lo stesso numero di ferri, io non faccio altro che piegare la parte che abbiamo lavorato e vedete che si formano tutti questi piccoli picò, diciamo. Che rimangono come rifinitura del lavoro. Ora possiamo cucire a fine lavoro questa parte sul retro, oppure possiamo fare in questo modo, ossia lavorare con il primo giro utile a diritto le due maglie, le due parti insieme. Quindi prendiamo la maglia dritta sul davanti, andiamo sul retro del lavoro, vi faccio vedere anche la parte che ho già lavorato, vedete? Rimane bella rifinita. Prendiamo in pratica, andiamo a prendere la parte superiore del bordo. Lavoriamo a dritto passando attraverso tutte e due le maglie. In questo modo. Ecco qua. Niente di più semplice. Andiamo dietro. Prendiamo la parte che sporge del nostro bordo, passiamo il filo tra tutte e due le maglie e abbiamo l'unione senza dover cucire.